io non ho detto che il pubblico non deve o non può gestire i beni comuni. Ho detto un'altra cosa, ho detto che il pubblico non può e non deve gestire i beni comuni secondo la logica proprietaria, che è un'altra cosa, che può gestire quindi e che deve gestire i beni comuni, ma non più secondo una logica predatoria e proprietaria, che è quello che fa sì che il pubblico può fare ciò che vuole su quei beni. Questo è diverso. Allora, bisogna perciò, come dicevo prima, uscire dalla logica del regime proprietario. Questo è il punto. Ovviamente non è semplice, perché il regime proprietario è il regime borghese, è il regime che si è sviluppato nelle due direttrici, quella riformista, anche socialdemocratica, e quella capitalistica, liberista, liberale, ma è un regime soffocante ed è un regime che comunque non guarda, ripeto, al rapporto tra bene e diritti, ma guarda semplicemente al rapporto che c'è tra domus e bene. Detto questo, allora, dobbiamo immaginare dei modelli di governo e gestione dove, come dicevo prima, il pubblico è coinvolto in responsabilità, ma non in responsabilità in quanto soggetto proprietario. Questo è il punto. Non è semplice. Ovviamente non è semplice, perciò dicevo che per arrivare a fermare ciò ci vogliono atti forti, cioè non si arriva con riforme e riformette, con piccoli interventi, si arriva attraverso atti forti, discontinuità, con la consapevolezza di creare un modello diverso rispetto al precedente. Io sono arrivato a dire prima che è un modello che non c'è neanche in Costituzione, perché il nostro modello costituzionale comunque si basa sul regime proprietario, si basa su un compromesso forte, diciamo, tra proprietà pubblica e proprietà privata, sulla libera iniziativa, ma limite alla libera iniziativa. Quindi, se vogliamo veramente ragionare, diciamo, su un nuovo modello, dobbiamo avere un coraggio di costruire insieme un modello differente, ma anche un modello contro. Io ovviamente adesso passo da una dimensione teorica del giurista ad una dimensione di responsabilità politico-amministrativa, perché le cose che dico da anni, che ho detto però anche non solo da teorico ma già in un'attività, diciamo, pratica. Infatti il libro inizialmente avevo pensato che si potesse chiamare Dalla teoria alla pratica, dove, partendo appunto da alcuni miei saggi teorici del 2005-2006, passavo attraverso un'azione più pratica, che era, se vuoi, anche l'attività all'interno della commissione Lodotà, l'elaborazione dei quesiti referendari, la difesa in corte costituzionale dei quesiti referendari, il disegno di legge in Puglia dell'acquedotto Puglia, cioè una serie di attività. Il problema adesso è invece proprio di trasformare in atti politico-amministrativi, e quindi da una parte diciamo l'entusiasmo di poter trasformare in politica ciò che uno ha sostenuto e scritto da anni, dall'altro una fortissima responsabilità, una responsabilità perché ci troviamo in questa città appunto dove vivo, ci troviamo in un momento favorevole dove si possono effettivamente, per una serie di circostanze anche fortuite, diciamo, ci si trova in una circostanza dove si possono, come dire, sperimentare alcune formule, diciamo, e alcune teorie che avevamo discusso, ci si trova in presenza di un momento di discontinuità determinato anche dal fatto che 27 milioni di cittadini a giugno hanno espresso una volontà chiara e netta contro i processi di privatizzazione selvaggia, però ci troviamo anche in presenza di una reazione autoritaria e antidemocratica che parte da Ferragosto con il decreto Ferragosto di Berlusconi, che viene confermata in qualche modo, resa ancora più virulenta dal Monti bis, che è un decreto, quello sulle privatizzazioni, sulle liberalizzazioni, per alcune
versi ancora più forte di quello della controriforma di Berlusconi di agosto, e quindi che conferma una volontà reattiva e antidemocratica rispetto a quanto hanno espresso 27 milioni di cittadini, perché significa che col Monti bis si conferma di non voler rispettare la volontà antiprivatizzazione selvaggia espressa dai cittadini. Ma in più ci troviamo anche in presenza di una controriforma che colpisce le soggettività pubbliche, pubbliche partecipate, con quello si diceva oggi pomeriggio, con l'introduzione del patto di stabilità che sostanzialmente nega la possibilità alle SPA in house, ma insomma ai soggetti di diritto pubblico sostanzialmente di trovare quelle risorse necessarie per poter fare gli investimenti. Quindi ci troviamo da una parte con 6 mesi fa un risultato straordinario che ci ha consentito a Napoli, ad esempio, come dicevi tu prima, di effettuare questa trasformazione di una società per azioni che gestiva la risorsa idrica in un soggetto di diritto pubblico partecipato con i cittadini. Dall'altra parte però ci troviamo in presenza di una controreazione autoritaria molto forte, che ovviamente va fronteggiata dal punto di vista politico, tecnico, ma va fronteggiata anche con un esercizio, dico, forte e sano di un diritto di resistenza. Il diritto di resistenza non va esercitato solo e unicamente quando si è in presenza di violazioni costituzionali. Il diritto di resistenza va esercitato ogni qualvolta si ritenga che ci sono delle azioni che mettono in discussione l'esercizio di diritti fondamentali. E siccome quello che sta avvenendo è una controreazione autoritaria all'esercizio di diritti fondamentali, cioè quello di volere mettere in atto quello che 27 milioni di cittadini hanno legittimamente votato appunto in giugno, siamo in presenza di una controriforma autoritaria. Ovviamente noi a Napoli stiamo sperimentando un modello completamente nuovo, siamo l'unica città al momento che ha attuato la volontà referendaria, abbiamo voluto da subito, già 3 giorni dopo l'esito referendario, la giunta si era insediata solamente il 13 giugno, il 16 giugno già abbiamo adottato la prima delibera in cui si esprimeva la volontà chiara di trasformare la società per azioni che gestiva l'acqua in soggetto di diritto pubblico partecipato con il coinvolgimento della cittadinanza attiva, abbiamo avviato un processo di consultazioni insieme alla cittadinanza attiva, in particolare insieme al forum dei movimenti per l'acqua. Il 23 settembre la giunta ha approvato la trasformazione, il 26 ottobre il consiglio comunale definitivamente ha trasformato una società per azioni in questo soggetto di diritto pubblico partecipato con i cittadini, in cui appunto i cittadini sono coinvolti nella governance del consiglio di amministrazione, sono coinvolti anche nel comitato di sorveglianza. Poi ovviamente è una struttura che si muove assolutamente fuori dalle logiche del profitto, del mercato, della concorrenza e delle finalità di lucro. Ovviamente è una sperimentazione che si muove però in linea ed in armonia con quanto appunto hanno voluto i cittadini, ma noi dobbiamo dimostrare però che questa rappresenta non solo una novità, ovviamente una novità democratica forte, perché associa il concetto di governo partecipato con il tema, diciamo, dei beni comuni, con i beni di appartenenza collettiva, e nello stesso tempo però dobbiamo dimostrare che questa società funzioni e funzioni bene, che sia quindi efficiente, ma dove l'efficienza non va calcolata solo, come diceva prima Paolo, in una logica economicistica, dove va recuperato il concetto di efficienza anche in una dimensione sociale, che è quella che è stata, diciamo, troppo frettolosamente abbandonata, che era il concetto che anche ritroviamo in Costituzione del buon andamento, dell'imparzialità dell'amministrazione, del funzionamento trasparente dell'attività, che tenga conto, ecco, che non pensi, diciamo, che l'efficienza sia semplicemente fare quanto più profitti, diciamo, far fare più profitti e lucro a quel soggetto, ma sia ovviamente una dimensione più ampia che tenga conto del rispetto dei diritti dei lavoratori, che tenga conto della tutela dell'ambiente, che tenga conto della tutela della salute, che tenga conto tutta una serie di controlimiti all'esercizio della libertà d'impresa, che diventa, altrimenti rischia di diventare appunto una libertà d'impresa selvaggia e orientata solo unicamente a fare denaro, ma nel senso di fare profitti. Grazie.